Buongiorno a tutti e benvenuti alle video ricette di Viaggiando Mangiando. Quest'oggi prepareremo la piadina romagnola, che attenzione non è da confondere con la piada, che invece è di Rimini, e che ha una differenza soprattutto nelle dimensioni. Tra l'altro la piadina romagnola si fa con un pizzico di lievito, mentre tendenzialmente la piada riminense è invece un pane azzimo, perciò senza lievito. Quindi cosa ci serve? Prima di tutto ci serve la farina, è pronta una bella planetaria pronta per essere usata, quindi farina. Troverete chiaramente tutte le indicazioni dei pesi all'interno della ricetta del blog. Ecco qua. Ecco qua, farina. Abbiamo già pronto l'acqua e poi andremo ad aggiungere lo strutto, che è un'altra delle caratteristiche tipiche della Romagna, cosa che per esempio nella mia terra, che è la Liguria, si tende ad usare invece l'olio d'oliva, olio extravergine d'oliva, oppure in alternativa il burro. In questo caso qua andiamo a mettere lo strutto per rispettare le tradizioni romagnole. Un pizzico di sale. E come detto il lievito. Le inseriamo nella planetaria. E la facciamo andare a un goccio d'acqua alla velocità più bassa. Una volta che il panetto si sarà formato, lo andremo a far riposare per circa 40 minuti coperto. Terminiamo impastando ancora a mano. E lasciando, come detto, il panetto a lievitare coperto per circa 40 minuti. Trascorsi i 40 minuti andiamo ora a formare le palline che saranno poi quelle che andremo a cuocere direttamente nella padella. Ricordatevi che la padella dovrà essere molto molto calda. Ecco qua, la lavoriamo ancora un po' e andiamo quindi ora a stenderle. Potete aiutarvi anche con il mattarello. È fondamentale che la padella sia molto molto calda, non c'è bisogno di aggiungere olio, nulla. Si mette soltanto la piadina, eccola qua, e si attende che si formino quelle belle bruciature che fanno della piadina romagnola un must nel mondo e in Italia. Ed ecco qua la nostra piadina pronta per essere farcita con il più classico delle farciture, che è squaccherone e chiaramente rucola. Alla prossima ricetta!